Alessia e siamo qui per fare una cosina molto divertente. Vi spiego, mia sorella è andata a bussare nella camera di mio cugino Andrea, che voi ancora non conoscete ma state per conoscere, per andare tutti insieme a mare. O meglio, questo è quello che credono loro. Perché infatti la mia intenzione è quella di farli entrare in camera, chiudere la porta a chiave e fargli uno scherzo epico. Ovvero vorrei fargli credere di essere rimasti chiusi dentro la stanza. Mi è venuta questa idea perché ieri loro dicevano: ma ti immagini qualcuno ci chiude dentro la camera e poi non riusciamo più ad uscire? Cioè, quindi me l'hanno servita su un piatto d'argento, come dire. Sarà super divertente, quindi rimanete qui con me. Dimenticato, mi servono queste. Le devo nascondere. Me le metto tipo qui. Eccoli, eccoli. Arrivo, arrivo. Ah, buongiorno. Ciao, signorini. Ciao. Ho portato Andrea. Prego, entrate, entrate. Ancora non sei pronta? Ancora no, entrate dai. Mi faccio subito. Chiudi, 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 chiudi. Beh, mentre mi preparo, perché devo farmi i capelli, devo mettermi il costume, devo mettermi le cose da mare. Ancora? E che volete? Io ho avuto da fare, mica sono come voi, che sono spensierata, senza niente da fare. Comunque, cari avventurieri miei, voi non lo conoscete, ma questo qui è il mio caro cuginetto, cuginetto, che carino, si chiama Andrea. Ciao Andrea. Benvenuto, il costume è bagnato, bagnato adesso tutto. Fammi capire, com'è che tu avevi il costume bagnato? Sei per caso già stato a mare? Può essere. Ma non ti vergogni senza di noi. Ho provato l'acqua. Guarda un po' come ci ha tradito, dovevamo andarci tutti insieme. Ci penso io, traditore. Guarda, brava Noemi, fai così, fai così. Ok, basta, 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 non incitiamo alla violenza. Va bene, Andrea, dovrai aspettarci e rifare tutto il bagno con noi, tutto da capo. Quindi aspettate, mettetevi comodi. Allora, quale tovaglia prendiamo? Ma io voglio questa. Ok. Ragazzi, mi serve un modo per distrarli e io poter chiudere la porta a chiave nel frattempo. Come posso fare? Ho idea. Ragazzi, sapete che io ho tanta paura degli insetti e in bagno c'è un piccolo insettino. Non è che voi potreste ucciderlo per me, per favore? Per favore? No, io ho paura, lei. Ci penso io, andiamo, andiamo. Ma grazie, ma che gentile! Io sono forte, andiamo. Bravo Andrea! Noemi, Noemi, vai ad aiutarlo pure tu. Vai, vai, vai. Ecco, ecco, chiudi la porta così non esce. Questo è il mio momento. Aspetta, ce ne sono tanti. Continuate, continuate. Chiudo questa. Ok, prendo la chiave da qui e chiudo a chiave. Perfetto, ragazzi, loro stanno prendendo a colpi qualcosa, ma io me l'ero inventato l'insetto. Mi sa che c'è davvero. Oh, vabbè, meno male che ci stanno pensando loro. Tutto bene? Sì, ce n'erano, invece di uno ce n'erano di più. Beh, io non ve lo vorrei dire, ma vi avevo preso in giro, però a quanto pare c'era davvero, beh, ottimo. Perché ci avresti preso in giro? Perché volevo testare la vostra gentilezza e vedere se in realtà andavate a ucciderlo per me. Beh, l'avete fatto, quindi grazie mille. Dai, non andiamo a male, tu ti prepari e porti le tovaglie e le altre cose. Ciao, andiamo. Aspettate, aspettate. Ma non dovevamo andare insieme? Non dovevate aspettarmi? Tu impara a farci uccidere gli insetti così perché ti va. Punizione per te. Va bene, ok, andate pure, che vi devo dire? Che succede? Aspetta, ce la fa, aspetta, voglio. Che succede? Ma neanche una porta sapete aprire, ci penso io, toglietevi pure. E voilà! Visto? Non si apre, non siamo noi. Vedi che ce l'ho chiuso? Apriti! Mi sa che qualcuno da fuori ci ha chiuso dentro! Non possiamo più andare a mare, come facciamo adesso? Niente panico! Avete le chiavi, abbiamo le chiavi, no? Possiamo provare ad aprire. In realtà le chiavi se le portate la mamma a mare! Quindi non le abbiamo! Vabbè, chiamiamo, che problema c'è? Il problema è che ha lasciato il telefono qui in stanza. Mi ha detto: guarda, non ve lo porto perché tanto a che mi serve a mare. Ok, ragazzi, siamo chiusi in camera, rassegnatevi. Ma che sono?
Non ve lo vorrei dire, siamo soltanto chiusi dentro la stanza. Non sta per esplodere una bomba. Non c'è bisogno di infilarsi dentro l'armadio o sotto il letto. Ah no? Quindi non c'è pericolo. Ma pericolo di cosa? Al massimo quello che può succedere è semplicemente che... come dire... saltiamo il pranzo, non possiamo più andare a mare, neanche in piscina, e saremo chiusi qui dentro finché qualcuno non ci troverà, ma a quel punto sarà troppo tardi perché ci siamo sciolti dal caldo. Ma è svenuto? Noemi, è svenuto? Ma è svenuto? Andrea? Ok, ho un'idea. Bagniamogli la testa! Bagniamogli la testa! Scherzetto! Ma ti sembrano scherzi da fare? Mi hai fatto venire un infarto e poi come cercavo aiuto se siamo chiusi dentro la stanza? Spiegami! Ho ricambiato con la stessa moneta, tu mi hai fatto uccidere gli insetti senza un motivo. Complimenti, mi sei piaciuto. Mi sembra che si stiano agonizzando contro di me. Mi sa che questo scherzo ti farà durare un po' più. Allora, complimenti Andrea, mi sei piaciuto. Ah, gli sono bruciato. Vediamo la tua scottatura. Guardate qui! Ma che stai facendo, Andrea? Sto provando ad uscire dalla finestra, cosa stai pensando? Potrebbe essere un buon piano, potrebbe funzionare. Sì, ma non riesco ad aprirla, è impossibile. Oh beh, allora sarà il caso di rinunciare, non preoccuparti. Aspettate! Cosa? Posso arrampicarmi e uscire da là? Vengono questi ragazzini. Ok, bella idea. Proviamo. Prego, prova pure. Perché non si apre? Quindi? Non si apre. E perché ridi? Per la disperazione. O piango o rido. 2 hours later. Cosa facciamo adesso? Che noia, io volevo andare al mare. Oh, uccidetemi! Beh, mi sa che ti stavi uccidendo da sola. Anche se siamo chiusi qui dentro, non è detto che ci dobbiamo annoiare. Che cosa sono quelle? Giusto? Che cosa sono quelle? Alessia, sposta i piedi! Non ho niente sotto i piedi, giuro! Toglili! Ok! Queste sono le chiavi della camera! Le hai avute tu per tutto questo tempo, dammi qua! Ma queste non sono le chiavi della nostra camera, queste sono le chiavi della camera di Andrea! Sì, perché quando lui è venuto le ho appoggiate sul letto e io me ne sono messa qui, tipo, in tasca! Se ne bugiare, non ho portato le chiavi, le ho date a mia madre le chiavi della camera! Sarà stata la copia, no? Va bene, ok? Lo confesso, vi ho fatto uno scherzettino, che sarà mai uno scherzettino? Si possono fare gli scherzettini! No, non quando c'è così caldo e in realtà potremmo andare al mare! Basta Andrea, andiamoci al mare! E tu ricorda che la vendetta sarà servita fredda! Oddio ragazzi, mi fanno paura, secondo voi che cosa faranno? Ma secondo voi è giusto che si vendicano? Scrivetemelo nei commenti!